bacio di appassionante intensità. Un bacio che avrebbero ricordato per tutta la vita. Josephine. Nel profondo del cuore del Rio delle Amazzoni. Tracce di artigli e un giaguaro. In un mondo lontano dalla civiltà. Un giaguaro pazzo di dolore più pericoloso di 20 assassini messi insieme. Viveva Antonio Bolivar. Questo è il mio preferito. Ho pianto tutto il tempo. Allora deve essere bellissimo. Un uomo che leggeva storie d'amore. Un uomo che legge storie d'amore e lo ammette. È molto meno stupido di un uomo che picchia la moglie credendo di amarla. Josephine sta diventando inquieta e le stanno venendo idee sovversive. Che c'è di male nelle idee? Possono sconvolgere l'ordine naturale delle cose. L'ordine naturale delle cose è già sconvolto. Adesso è lei che caccia gli uomini. Josephine. Il giaguaro femmina. Allora dovremo fare subito qualcosa, non trovi? No. Ho il sospetto che quel viscido rospo prepari una spedizione di caccia. E tu digli che sei troppo vecchio, no? È lui che dà gli ordini. Dove diavolo credi di andare? Vado a vivere con lui. Peccato che non possiamo avere un fuoco più grande. Con questo fuoco lei ci può vedere, e noi invece no. Dove sei adesso, bella mia? C'è un altro corpo qua fuori. Uccidila e farò in modo che tu non venga più disturbato. Vivrai il resto della vita in pace. È eccitato dalla vicinanza delle sue prede. È una follia provare a batterla nel suo territorio. Impossibile. È anche il mio territorio. Sono Antonio Bolivar! Sono venuto a catturare il tuo coraggio! Il premio Oscar Richard Dreyfuss. Timothy Spall, Hugo Weaving e Kathy Tyson in un film di Rolf De Heer. È un fulmine. Nessuno riuscirà mai a battere un fulmine. Il vecchio che leggeva romanzi d'amore.